Sono Massimo Olivieri e sono uno dei docenti della società umanitaria. Mi occupo da alcuni anni di tenere diversi corsi con piacere, e tra questi ce n'è uno in particolare sull'utilizzo di iPhone che riscuote sempre un certo interesse, devo dire la verità, perché fondamentalmente noi abbiamo questi oggetti, li utilizziamo, ma non conosciamo a fondo le vere possibilità e capacità che hanno. E quindi in questo corso io cerco di spiegare un pochino che cosa possiamo fare in più. Oggi però volevo iniziare a raccontarvi qualcosa di diverso. Non abbiamo il tempo di fare un corso vero e proprio, ma vi proporrò alcune pillole di circa 10 minuti ciascuna sull'utilizzo di iPhone che possiamo fare in questo periodo in cui siamo costretti fondamentalmente a starcene a casa per i motivi che ben conosciamo. Sono piccole applicazioni che magari già abbiamo, già conosciamo. In particolare oggi volevo parlare di un'applicazione che già voi sicuramente avete, il 95% credo di chi ha uno smartphone, iPhone o anche Android, si chiama WhatsApp. Che cos'è WhatsApp? WhatsApp è un'applicazione di social media, si chiama così, per scambiare messaggi tra persone o gruppi di persone. Solitamente l'utilizzo che ne facciamo è quello di mandare un messaggino scritto, come una volta si mandava un SMS, diciamo, no? Oggi l'SMS non si usa quasi più, anche perché è piuttosto costoso, a meno che non si abbia un abbonamento, e quindi si preferisce usare WhatsApp, che è gratuito. Però ci sono molte altre cose che possiamo fare oltre a mandare dei messaggini. Intanto possiamo dettare il messaggino anziché scriverlo sulla tastiera, e questa è una delle opzioni facilmente attivabili. Vi dico subitissimo come si fa: se voi aprite WhatsApp, prendete la persona o il gruppo a cui volete scrivere un messaggio, solitamente cosa fate? Pigiate con il dito nello spazio in basso, in bianco, e vi si apre la tastiera e cominciate a scrivere il messaggio. Se invece di fare ciò, pigiate sul microfonino che c'è in basso a destra, dovete averlo attivato naturalmente nelle opzioni, nelle impostazioni di privacy. Se voi pigiate su quel microfonino in basso, potete, tenendolo pigiato, dettare fondamentalmente un testo vocale. Ecco, magari questa opzione è già conosciuta, no? Fondamentalmente alcuni già utilizzano i messaggi vocali. Ci sono altre cose che possiamo fare oltre a questo, naturalmente. Una delle cose che forse a molti sarà già capitato di fare è una chiamata vocale. Anziché usare il telefono, si usa WhatsApp. Così, un po' anche una moda questa. La qualità non è esattamente quella di una telefonata, a volte può essere migliore, ma spesso può essere anche peggiore. Per fare questo, cosa si fa? Si sceglie il nome della persona. In alto a destra, dopo aver selezionato il contatto, trovate un telefonino, una cornetta di un telefonino. Pigiando sulla cornetta, voi attivate una chiamata vocale con quella persona selezionata. Ok? Probabilmente anche questa è un'operazione che già molti di voi hanno fatto, no? E quindi proviamone un'altra ancora. Sempre dove leggete il contatto in alto, dopo averlo selezionato, oltre al telefonino, la cornetta, c'è anche una piccola icona di una videocamera. Ok? Se voi pigiate sulla videocamera, attivate una videochiamata con quella persona. Va bene? Quindi, ci avete provato? Probabilmente sì, probabilmente no, magari provateci, è interessante. Serve solo una cosa: un buon collegamento internet. Per avere un buon collegamento internet, dovete fondamentalmente
avere una buona rete wifi a casa che funziona bene. Potete farlo anche all'esterno, naturalmente, se non avete una rete wifi, collegandovi con il vostro, tramite il vostro operatore telefonico, tenete presente che però così generate un traffico dati telefonico e questo costa. Quindi potrebbe andare a intaccare un po' il vostro piano tariffario che avete con i vari team, Vodafone e quant'altro. Se avete una rete wifi, non ci dovrebbero essere problemi. Lì già pagate un canone mensile, incluso tutto il traffico, e potete tranquillamente chattare per ore, videochiamare, fare quello che volete. Ok? Bene, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al punto in cui dalla rubrica scegliete un nominativo di una persona. In alto a destra trovate l'icona della videocamera, cliccate su quella e in questo modo attivate la videochiamata. Allora, a questo punto però io proverò a fare una videochiamata con chi? Proverò a fare una videochiamata con mia figlia, quindi vado, prendo il mio telefonino, ok? Sono in WhatsApp, cercherò il nome di mia figlia Giulia, eccola qua, provo a chiamarlo sperando che mi risponda, la chiamerò in questo momento cliccando sull'icona in alto a destra con la videocamera, ok? Ci proviamo. Ma non è finita qua, questo è soltanto l'inizio, naturalmente. Sta squillando il telefono. Ciao, ciao, come va? Bene, tu? Bene, bene, sto facendo una prova di WhatsApp e adesso proveremo a chiamare anche la mamma e quindi proveremo a metterci in collegamento in tre, ok? Va bene, papi. Ok, quindi adesso proverò a fare una seconda videochiamata chiamando mia moglie. Vediamo se risponde, la seleziono nei contatti, la trovo, l'aggiungo al gruppo, dice aggiungi la persona alla chiamata di gruppo, l'aggiungo, sì, la sto chiamando, vediamo se risponde, questo è quello che io sto vedendo sullo schermo, quella è mia figlia, quella è la stanza dove mi Ciao. trovo io in questo momento, eccola lì, e Buongiorno, adesso Nadina. siamo in tre. A questo punto nella videochiamata ci sono tre persone, ma non basta. Nell'iconcina in alto a destra, dove c'è una figurina con un piccolo più, provate a cliccarci sopra, scegliete ancora un'altra persona, proverò a chiamare un'amica, vediamo se risponde, l'aggiungo al gruppo e vediamo, adesso sta squillando, ci sono, vedete, quattro riquadri, quello in basso a destra sono io. Adesso vediamo se risponde anche la quarta. Ci sto provando. Speriamo che risponda. Eccola, Eccoci qua. Adesso addirittura. siamo in Ciao. quattro in videochiamata. Sì. Io non mi vedo perché ho il Sì. telefono girato dall'altra parte. Va bene, stavamo facendo una prova di videochiamate su WhatsApp con più persone. Grazie di aver partecipato a questo. Siete Io l'ho registrati? fatta oggi con Chiara. Ah, ok, però vi sto registrando Bene. su YouTube. Adesso vi saluto Quindi. e poi No, vi mando scusa, la copia della ma. registrazione. Va Ok? bene, ti A sentito. Ma dopo! stasera con Sky o con WhatsApp? Con Ah. Skype, ciao! Ok, allora, probabilmente avete sentito anche un po' di bailamme, però che cosa abbiamo fatto? In poche parole, abbiamo usato WhatsApp. Abbiamo usato la possibilità di fare una videochiamata. Abbiamo iniziato con una persona, poi ne abbiamo aggiunto una seconda e poi ne abbiamo aggiunto una terza. Per fare questo dovete sempre cliccare sull'iconcina in alto a destra, prima sulla videocamera e poi su aggiungi una persona al gruppo. C'è un limite, naturalmente. Il limite è che WhatsApp è un'applicazione gratuita, è molto semplice, facile da usare e quindi con WhatsApp potete fare un numero limitato di videochiamate. Il massimo è quello che abbiamo raggiunto noi, sono quattro persone in una videochiamata. Ma può essere già un numero interessante per fare un piccolo ritrovo tra amici, tra parenti e quant'altro. Ognuno vede l'altro. E quindi se avete poi diciamo un buon telefono, un buono schermo, sicuramente la cosa diventa più interattiva, più interessante. Ecco, diciamo che questa era la piccola pillola di oggi. Questa
come utilizzare WhatsApp da casa per collegarsi a un gruppo di persone e poter interagire tra loro in modo virtuale, naturalmente. Quindi, insomma, l'idea è un po' quella di rimanere in contatto con più persone, potendolo fare, dovendolo fare da casa. Questo è un piccolo strumento che ci aiuta a farlo. Se avremo tempo, vedremo altre app. Una di queste si chiama Skype, che ci permette invece di collegare fino a 25 persone. Il principio è lo stesso, mi riprometto di lavorarci sopra e intanto vi auguro una buona giornata e tanti buoni collegamenti di piacere con i vostri amici, con i vostri parenti. E mi raccomando, restatevi a casa, e da qui si possono fare tante, tante cose interessanti. Vi saluto, a presto, un saluto.